Il Museo del Bardo di Tunisi è il più antico del mondo arabo e dell'Africa, con una delle più vaste e meglio conservate collezioni di mosaici romani del mondo. Lo scorso 18 marzo subì un attacco terroristico rivendicato dallo Stato Islamico, in cui morirono 24 persone e 45 rimasero ferite. Per valorizzare quel patrimonio e parallelamente lanciare un messaggio che favorisca il dialogo interculturale e interreligioso contro la barbarie del fondamentalismo, fino al 31 gennaio prossimo, il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ospiterà 8 preziosi reperti archeologici concessi dal Bardo. La presentazione della mostra si è tenuta a Roma, nella sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Mi pare che questa mostra abbia un alto valore scientifico, ma abbia anche con sé un messaggio straordinario di dialogo, di incontro. Le opere del Bardo d'Aquileia dimostrano davvero che questo è il modo migliore per fronteggiare il terrorismo, tenere aperti i canali di dialogo, di costruzione di valori comuni, e scoprire, far capire sempre di più che attorno al Mediterraneo abbiamo millenni di storia comune che ci debbono unire e non dividere. Sicuramente è un modo per rilanciare un sito che ha bisogno davvero di essere conosciuto e valorizzato. Allo stesso tempo è anche un modo per dire al mondo che abbiamo un patrimonio straordinario, non ce l'abbiamo soltanto noi, è una culla intera quella del Mediterraneo. In questo momento è un'archeologia in alcuni casi ferita e noi vorremmo che ad Aquileia, che storicamente è sempre stato un luogo di incontro e di rispetto delle diversità, ci si ritrovi di nuovo. La mostra Il Bardo ad Aquileia è stata realizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e dall'Istituto Nazionale per il Patrimonio Tunisino. La mostra Il Bardo ad Aquileia vuole essere la prima di una serie di iniziative e di mostre a cui stiamo pensando e che vogliono portare al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dei pezzi provenienti da siti e da musei devastati dal terrorismo fondamentalista. È un modo per parlare di questi temi, che sono dei temi molto importanti per la società europea, per la società occidentale in genere, e per far capire ai nostri partners, ai paesi vicini, non solo ai governi ma anche alle opinioni pubbliche, che da parte italiana e da parte europea ci si considera non come i proprietari di ideali come la tolleranza, ma ci si considera cogestori di ideali importanti per la vita dell'umanità.